Ciao ragazzi, oggi maglietta RiveTube regalata dal mio amico Gino, un fratello, quale amico. Tradisco Revolution, la maglietta RiveTube. Oggi vi voglio parlare di una cosa che da tempo mi dà un sacco di fastidio, tantissimo. Anzi, mi tolgo gli occhiali, guarda, c'era troppo riflesso. I personaggi delle fiabe Disney, i live action della Disney, tutta questa ondata di pro LGBT e pro afroamericani. Ora, ovviamente, facciamo le premesse. Sono ovviamente a favore di tutte le minoranze e sono contro le discriminazioni. Però, il cinema si sta adeguando troppo a questa voglia di essere a favore di determinate fasce in maniera non consona. Ora mi spiego meglio. Perché dobbiamo cambiare le etnie dei personaggi solo in funzione di una, potrei dire, leccata di culo a un pubblico minore, ad una minoranza come possono essere gli afroamericani e quant'altro. Ora, se il cambiamento di carnagione oppure di tendenza sessuale non ha influenze sulla trama, ok, ben venga, non importa nulla. Ma per esempio, come nel caso dei Fantastici 4, se Sue Storm e Johnny Storm sono fratelli, sono entrambi bianchi e biondi, pur di farlo nero, infatti quel film ha floppato ma per tanti motivi, pur di farlo nero viene fuori che è un fratello adottato. È brutto. Cioè, già va a snaturare la trama. Ora, Tom Holland si è espresso, forse perché, non lo so, magari lui è gay, che vorrebbe vedere, se non ho capito male, uno Spider-Man gay. Cioè, lui vorrebbe questa cosa. Ora, qui va a influire sulla trama, perché Spider-Man c'è tutta un arco narrativo che parla di lui, che sta con Mary Jane. Ora cambieranno in Mario Jane. Famosissime sono le donne di Peter Parker, come per Daredevil, c'è Karen Page. È brutto lì cambiare solo per... Vabbè, ci sta anche che si parla di multiversi, diverse versioni del personaggio. Quindi ogni Spider-Man in un suo ipotetico universo, in questo caso nell'universo cinematografico, può essere gay. Ok, però secondo me è meglio usare personaggi apposta o nati per questo, e ce ne sono. Prendi Black Panther, è già un eroe di colore adatto, perfetto, perfetto. Cioè, Black Panther è una figata il discorso. Lui comunque è africano e c'è tutta una serie di correlazioni che lo rimandano a questo. Ora io davvero voglio fare questo discorso con le pinze perché potrei offendere qualcuno. E il mio intento non è questo. È quello lì di preservare la struttura di un personaggio, di una trama, non rischiando di comprometterlo con queste scelte solo perché dobbiamo far vedere che siamo aperti mentalmente. Non è in queste cose che lo dimostri, secondo me. Per quanto riguarda, ora arriviamo al punto, Ariel. Allora, c'è stata una diatriba, o una diatriba? Sul discorso di Ariel nera. Ariel, in realtà è carnagione chiara, capelli rossi. È un mondo di fantasia, ambientato ad Atlantide. Si crede sia ubicato vicino all'Africa, comunque nell'Atlantico, e quindi è giusto che abbiano una carnagione scura più tendente ai Samoani. Però ci sono degli indizi anche nel libro che riportano il fatto che lei, che è ambientato in Danimarca, la sirenetta. Però i pesci sono tropicali, tipo Caraibi, quindi alla fine un po' un pastrocchio di fantasia. Non è necessario, ok? Cioè, è nell'immaginario collettivo come una ragazza dai capelli rossi. Però, tutto sommato, non è grave con Ariel. Cambia poco ai fini della trama. Fosse stato un uomo. Non mi viene da citare il Cirox che ha fatto la notizia: Vin Diesel sarà la sirenetta nel nuovo live action. Azzeccatissima la scelta di Ursula con l'attrice Melissa McBride, non mi ricordo, Melissa McCarthy. Però lì potevano prendere anche una di colore, tanto poi ha la pelle viola. Anzi, l'ho sempre immaginata come una di colore, Ursula. Le classiche. No, avete presente le Nigga, quelle di Detroit, quelle toste? Ma in realtà fantastica Melissa McCarthy, grande attrice. Ora, in soldoni, a noi interessa che il film sia godibile, sia molto bello. Certo, a questo punto, se lei è scura, può essere che Nettuno, suo padre, sia mulatto come lei, quindi sarà The Rock, il dio di Atlantide. Ecco, sì, era Nettuno. Vorrei sapere cosa ne pensate di questa situazione, del live action, insomma, di questo cambiamento di tendenza, alle volte forzato per venire incontro a delle fasce di pubblico specifiche. Io spero non cambino molto le cose, però è vero anche che l'opera originale è una cosa. Se fanno un remake dopo tanti anni, un live action, capisco che vogliano venire incontro alle nuove generazioni, alle nuove tendenze culturali e quant'altro. Però questo forse sulla Sirenetta si può fare, ma spero non venga fatto con altri film, e in questo caso non con Spider-Man, insomma con personaggi che hanno una trama ben precisa che non va stravolta, come appunto i Fantastici 4. Mi ricordo io, all'epoca Michael B. Jordan disse: "Tanto la gente lo andrà a vedere lo stesso". Non è stato così.
Non è stato così. Credo di aver detto tutto. Guardate i video precedenti, guardate i video del primo canale, iscrivetevi, commentate, condividete e riprendete tutti i video vecchi. E noi ci vediamo al prossimo.